E luce sia, anzi sarà, dato che il centro di Fano probabilmente entro Natale risplenderà grazie a una nuova illuminazione di una luce calda e armonica di lampade a LED. Sì, perché a Fano è partito da pochi giorni, grazie a un accordo siglato con ASET SPA, un piano di relamping di tutto il centro storico. Ben 650 lampade di nuovissima generazione stanno per essere montate sui lampioni in ghisa che già campeggiano per Fano, solo con qualche piccola modifica. Verranno per l'occasione ricondizionati togliendo i vetri e ripuliti. Un esempio visibile a tutti è possibile osservarlo nei lampioni posizionati nella nuova via Garibaldi. L'operazione Luce Verde era già iniziata dalla ciclabile Fano-Pesaro e poi in Sassonia, dove sono stati posizionati i dischi a LED che la illuminano attualmente. Questa operazione, oltre a dare un nuovo aspetto by night a Fano, rappresenta anche un risparmio energetico notevole, dato che in 20 anni saranno risparmiati ben 542.000 euro di bolletta. Grazie al contratto che abbiamo stipulato con ASE SPA sostituiremo tutte le lampade del centro storico, comunque entro Natale delle lampade delle più importanti vie, quelle dello shopping del centro storico, lo sostituiremo a LED, migliorando diciamo, la funzionalità, quindi aumentando l'illuminazione e nel giro di qualche anno anche risparmiando e rientrando dell'investimento. È una cosa importante perché insomma torna a splendere il centro storico, ovviamente in maniera tale che non siano cambiate le lampade, ma sia cambiato solo il corpo illuminante, e quindi è una buona cosa, insomma rivitalizziamo anche il centro storico anche in base a questo. Entro Natale, dicevamo, bel tempo permettendo, chiaramente il 60-70% delle lampade sarà posizionato per poi concludere il tutto entro febbraio. Ma il centro storico non sarà la sola zona interessata a questo progetto. ASET SPA ha in itinere altre zone da riqualificare. Ci sono sia dei relamping che sostituzione anche dei corpi illuminanti e delle palificazioni che interesseranno inizialmente appunto il centro fino ai primi mesi del 2017, e stiamo già progettando per quelli che riguarda i passeggi, quindi il parco cittadino e i cavalcavia ferrovia, Colombo e se non sbaglio Cavallotti, e quindi insomma sicuramente un venire incontro a delle esigenze di modernizzazione, di migliore illuminazione, di risparmio energetico, minori emissioni, in un concetto più green anche della città.